ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Il Band Sinner's Sacrifice. Mi piace un casino questa pronuncia, spero anche a voi. Stiamo andando avanti, il gioco ha una grafica spettacolare, bellissima. Vi voglio far vedere una cosa prima di andare avanti con la storia. E cioè, come già vi ho detto, in pratica io ho dato la preferenza ai 60 fps. Se invece togliamo 60 fps, la grafica migliora. Però il gioco, come potete vedere, diventa un pochettino più macchinoso. Anche se la grafica, come potete vedere, diventa veramente spettacolare. Guardate un poco, ritorniamo un'altra volta come prima. C'è poca differenza. Il frame cala perché con una grafica migliore, risoluzione migliore, 1440p, passiamo da 60 a 30. Quindi 1440p, 30 fps. Preferisco, come potete vedere, il movimento è molto più fluido. Detto questo, naturalmente vi invito, come sempre, a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Dobbiamo entrare in questa porta, ma per entrare in questa porta dobbiamo praticamente sfondare, oh, oddio, ammazzare due dei che stanno, uno qua dentro e un altro qua dentro. Partiamo da quello di sinistra, dove c'è lo scorpione, che sembra meno cattivo. Vile Raven, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Aia. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Ok, la porta si è aperta tranquillamente. Vi dico già adesso che in pratica possiamo soltanto correre, ma non posso assolutamente utilizzare nessun'arma. Quindi in pratica siamo guidati, almeno per adesso. Vi dico la verità, l'ambientazione è veramente stupenda, bellissima. Spero che anche attraverso il video lo riusciate a percepire. E vi do anche un altro consiglio: guardatelo, cioè sentito, giocate, cioè, ah boh, capite, eh? Sentitelo attraverso le cuffie, perché giocandolo con le cuffie è qualcosa di bellissimo. Provo a vedere qua sopra se c'è qualcosa. Sì. Ymir was a frost giant, a being of darkness, and all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair. Stiamo un po' lontano, la voce cala, eh. And they had three sons. Vabbè, ci conviene andare avanti, comunque leggo comunque sotto attraverso i sottotitoli, altrimenti ci perdiamo troppo. Guardate qua, il tempo. Personalmente ogni volta che guardo resto meravigliato. Comunque per adesso concentrati, su che cosa? Allora, qua le strade si dividono però, eh. C'è una strada che va di qua e un'altra che va di qua. Provo ad andare sopra perché c'è la luce. Magari si vede meglio, magari è più facile. Vabbè, giustamente abbiamo sbagliato strada, no. Ok. Quindi abbiamo indovinato la strada giusta, eh. Ok. Di qua infatti non c'era niente. Attenzione, eh. Che qua col fatto che ci fanno combattere molto poco, iniziamo ad avere dimestichezza con le armi molto. Passo e mezzo? No? Ok. Vabbè, sembra tipo una cosa satanica. Provo a scendere di qua, eh. Ammazza. Aspetta, se già cadiamo così da un'altezza di 1 metro, mi fai capire che c'hai problemi. Che c'è qua? Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Ah, ok. Funny. We all want to see behind the veil, don't we? But once we do, we mostly just close our eyes again and pretend what we saw was Oh, never really infatti si è there. aperta la porta, vai. Ok. Non ho capito come mai, ma l'importante è che la porta si è aperta e possiamo entrare. Usiamo un fuoco perché così magari ci illuminiamo meglio. Che dici? Prendila. Ma prendiamo la mazza? No, ti pareva no. Secondo voi potevamo mai entrare con il fuoco e avere un pochettino di agevolazione? Ok, di là penso non si. Ok,
Non si può andare, di qua si può salire, vai. Scala e vai. Che aia. A foglie. Ok. Mazza. Aia. Fa un po' paura però, Da qua. Tra parentesi poi, questa è un'altra porta. Ah, porca miseria. Pensa che qua dobbiamo entrare. Summons, dove entra? Una porta ci sta. Ok. Quindi in pratica mi stai chiedendo di osservare qualche cosa? Ok. Là si è aperta la porta, là c'è un'altra porta. Andiamo avanti di porte. Che c'è qua? No. Tendo a guardare. No, ok. Mazza quanti cadaveri. Che dici, la facciamo? Che c'è? Raga. Eccolo. Eccolo. Brava. Allora, ci siamo già armati. Aspetta. Ok. Ok, cerchiamo di difenderci bene perché non voglio. Vai, vai. Ok. Devo aspettare. Oh, e che colpo. Vai. E andiamo. Ormai siamo diventati un pochettino più agili, Che è... Attenzione. Ok, l'abbiamo ammazzato. Aspetta, aspetta. Scassa miseria, la miseria. Questo si sta... Aspetta. Vai, vai. Cerco di schivare perché in teoria dovremmo essere più veloci. E andiamo. Oh, attenzione. Vai, all'altra parte, vai. Ok, ok, ok. Credo che questi qua siano soltanto dei piccolini. Quello forte ancora lo dobbiamo beccare, vero? Aspetta, aspetta. Vai, vai, all'altra parte, vai. Ok. Vieni, amico. Amico. Questo si difende. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Mi piace come interagisci con il calcio, però stiamo attenti, perché questo... Eccolo, eccolo. Vai all'altra parte. Ma quanti cavoli ce ne stanno, porca... Questo è lo stesso di prima. Aspetta. Ok. Vai, vai. Aiaiaia. Mamma. Ok. Finish, finish. Yes, ok. Porca miseria. Quindi penso che possiamo entrare adesso. Ce la siamo cavati bene, Comparto tecnico un pochettino macchinoso a volte, però mi dà soddisfazione. Ok, che c'è qua? Valravn's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Ok. Ah, devo trovare allora, sì, come l'altra volta. Dove stai andando? Che fa? Non cammini? Ah, ok. Pensavo che si fosse bloccata. Ok, forse mi... Ah, aspetta, che forse è probabile che mi devo mettere in una posizione particolare. Ah, ecco, vuoi dire? Allora, aspetta un attimo, che forse è qua che dobbiamo fare tutto. Vuoi dire il gioco? Eccolo qua. Va bene? Possiamo scendere da qua? No, da qua non ce la fai scendere. Vabbè, qualcosa è cambiato. E secondo te ce ne siamo accorti pure di qualcosa è cambiato? Vai, scendi.
Ok, penso che la porta adesso si dovrebbe poter aprire. Anche se sinceramente. E andiamo, sembra tipo Aragorn quando entra nel Signore degli Anelli. It's like crossing into another world. Avanzo di qua, looks the same, but feels different. Allora, ci sono varie strade però, È anche abbastanza inquietante. Seguiamo quella principale di qua, anche se non credo che dovremmo fare soltanto quella strada per aprire qualche cosa. Speriamo che non ci perdiamo, potrebbe anche sì. Sì, però se lo dici così sembra quasi come un'altra porta. Ti prendo per il culo. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Ok. Allora, provo a salire da questa parte, perché io penso che sia qua che dobbiamo fare qualcosa. Infatti, secondo me è proprio qua, guarda. Perfetto. Dall'alto non si vede, cioè dall'alto, dal basso non si vedeva bene, però poi una volta fatto il giro da dietro siamo riusciti a completare. Sembra tipo una sorta di scorpione, ma in pratica sono dei bambini appesi morti, quindi vabbè, ci siamo, penso, perché l'ho completato, quindi mi puoi far entrare, ragazzo, vai, spingiamo e vediamo che c'è all'interno, vai. Sicuramente ci sarà qualcuno che ci vuole bene ad accoglierci. Un'altra porta. Il portiere. Ah, è chiusa. Non puoi entrare. Dai, dice che è sempre. C'è sempre un altro cammino. Ah, ok. Quindi andiamo di qua. Ok. Quindi se il tragitto qua dovrebbe essere, penso, più tranquillo, non lo so. Proviamo quindi ad andare da qua, ma non credo che sia più tranquillo, perché qua vedo una brutta situation, eh. Secondo me qua combattiamo, perché siamo tutti chiusi. E infatti. Ah, ciao. Vai. Aspetta. Prova a colpire. Aia. Ragazzi, non parlate, perché oh, ma questo non ah, iniziamo sempre allo stesso modo. Oh, la paletta. Vai. Questo ha parato. Ha imparato, ha imparato. Ah, che bel giro. Bello. Ho sbagliato perché là ho usato troppo. Aia, questo l'ho mancato. Vieni, vieni. Vieni, Ubaldo, vieni. No, però non mi dovete, non mi dovete parlare. Ok. Ok. Anche ora. Oh, porca miseria, ma ne sono due. No. Meno male che l'ho sentito, perché l'ho sentito arrivare da dietro. L'unico problema è la fase di combattimento. Mi conviene sempre, secondo me, fare. Ok. Aia. Ok. Così li prendo entrambi, eh. Ok. No. Ok, ok, attenzione, attenzione. Porca miseria, lui è quasi morto. Ed è questo. Penso. Ah, ma miseria. Ok, 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 ok. Uno. No. Ma sempre in inferiorità numerica, no, però. Aspetta, aspetta. Mamma mia, questo lo vedo proprio cadere. Sarebbe meglio colpirlo così. Vai, vai.
Porca! Vai! Do it! You're close! Ok, morto, ok. Devo essere più prudente e ce la posso fare. Ok. Bella la mossa finale, mi è piaciuta. Stavo schiattando ma ce l'abbiamo fatta, eh. Ah, il sole, che bella giornata. Quindi in teoria pre... Ah no, di qua possiamo salire. Pensavo si fosse aperta la porta di là, invece no. Ok, da qua penso, eh. Ok, questo è un tasto. Ah no. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. Ammazza. And to protect the new world from the giants, qua non c'è niente. They used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ok, giganti. Vabbè, scendi un attimo tranquillamente, non t'accasciare. La porta qua sembra aperta. Non so neanche se abbiamo fatto la strada giusta. Salviamo Brande, grazie, così sto più tranquillo. Allora, qua sembra lo stesso posto di prima però, no? Spero di no, Because when darkness speaks, it changes everything. No, non è lo stesso posto di prima. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Ok. Diciamo che siamo obbligati a camminare così. Visto che il percorso ci porta sempre da questa parte. Anche perché in teoria dobbiamo trovare il modo per aggirare quella porta che ci avevano detto che in pratica dovevamo entrare da là. E poi alla fine si è bloccato. Vabbè, alla fine girando e girando, dove cavolo ci ha portato? Da qua? Continua ad andare da qua? Allora, là vedo un'altra porta su una scalinata, il che mi fa pensare che dobbiamo allineare qualche cosa. Yes? No. Ah, sì. Ok. Dobbiamo allineare i corvi, quindi devo andare là e là. Va bene, perfetto. Aspetta, ma provo a fare una cosa. Mi metto un pochettino più distante di qua e vediamo se riusciamo a farlo allineare così. Perché così sembra che combacia. Guarda, sembra che si disegna così, no? Aspetta. Vediamo un po' se riusciamo a farlo così. Ma che chiave? Aspetta, mi avvicino un altro po'. Ah, ok. Aspetta, ok. Porca miseria, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Ci sta venendo la diarrea. Porca miseria. Occhiamo, se ci fai scendere te ne siamo grati, eh. Gettali. Vai. Andiamo a vedere sta porta che ci sta dentro, eh. E dobbiamo sfasciare un po' di... All'improvviso si è anche rallentata. Sì, forse secondo me tutte queste parole mi avete rincoglionito, eh. Vediamo che c'è dentro, vai. Aprisco, vai. Apri. Oh, che bel ambientino. Ok, ragazzi, come potete vedere la situazione si fa sempre più articolata. La porta prima era chiusa, adesso si è aperta. Credo che qua la situazione si farà abbastanza preoccupante. Non lo so. Vediamo un po'. Io penso che qua dobbiamo aprire. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keeping. I love him.
Tu puoi vedere. We both see the darkness. We can fight it together. Ok, quindi dobbiamo praticamente aprire pure quest'altra porta. Vabbè ragazzi, comunque ci dobbiamo occupare anche di questa porta e magari chissà chi troveremo. Naturalmente con il solito mi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, mi piace, fatemi sapere la vostra. Detto questo, spero come sempre questa edizione, quindi ragazzi, se ti commentate se ti piace. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye.